Perché siamo stati in giro a fare concerti e è da un po' di tempo che non andiamo più a scuola. E non sono mai stato in un'università in vita mia praticamente. Una sensazione particolare e anche un po' di responsabilità sentire comunque anche i pareri degli universitari. Sicuramente quello di cui possiamo parlare è come è cambiato il modo di fare musica negli ultimi anni. Sicuramente non è più come un tempo, adesso è tutto molto basato sullo streaming, sul digitale, e questo ha fatto una buona parte del nostro percorso fino ad oggi, e in particolare anche del nostro ultimo disco. Sì, e cercare di non aver paura del giudizio delle altre persone, se vogliono fare una cosa internet comunque è una vetrina che è gratuita e permette di affacciarti a un pubblico che è molto meritocratico, penso, perché sì, diciamo che internet ti dà una scelta, se come ha detto lui, non è come la TV che comunque ti propinano quella roba lì e ti può piacere o non piacere, però c'è quello, su internet hai ampia varietà di scelte. Compleanno Federico. Grazie, ma non intendevo Federico II, certo. All'Università di Napoli. Tanti, buon compleanno, è un onore essere qui. È un piacere stare qua, sono a Rosabella, soprattutto vedete tanti giorni, compagnia, sono contento di vedere a confronto due generazioni diverse, due stili diversi, è qualcosa che mi unisce, può far crescere le generazioni, farle innamorare delle proprie cose. Occasione per discutere a Napoli, alla Federico II, dei temi del digitale nei processi, nelle trasformazioni, nei cambiamenti che stanno avvenendo nell'industria discografica, nella fruizione e nella produzione musicale. Abbiamo qui degli ospiti, il presidente della UEA, il presidente della FIMI e degli artisti come Benji, Fede e Maldestro, che sono tutti protagonisti per un verso o per l'altro di questo cambiamento rilevante che le tecnologie digitali stanno determinando. Benji e Fede e Maldestro sono due anime diverse ma unite nell'utilizzo dei social. Benji e Fede sono nati sui social, ma è chiaro che sono tutti legati a un nuovo mondo un nuovo modo di fare musica e di fruire la musica. Oggi possiamo certificare che è il secondo anno che c'è un trend positivo nel mercato musicale di crescita. Lo streaming è e sarà il futuro, il downloading sta in un momento in cui sta regredendo, ormai si può dire che c'è un diritto di accedere ai contenuti ma non di possederli.